Qui sull'Arno sono le 5:30 del mattino. Ieri notte c'è stato un po' di venticello. Pensavo di dover mollare gli ormeggi da sola con la corrente, il vento, ero terrorizzata. Adesso invece tutto è tranquillo e parto serena. Eccomi qua, appena lasciato Marina One. Ciao ciao Marina One. Grazie per l'ospitalità. E adesso si va verso l'Elba, ragazzi, una lunghissima navigazione. Dunque, cosa c'è di meglio che lasciare l'Arno con un bel bicchiere, con una bella tazza di caffè bollente? Ecco che stiamo per lasciare l'Arno. C'è vento ancora da terra, ovviamente, quindi aspetterò di essere fuori per fissare la randa. Adesso è meglio che io apra Ginjok. Povero. Avevo chiuso perché... Ciao Ginjokino. Adesso possiamo mettere la tua pappa di là, eh? Vieni, vieni Ginjok, vieni. Momento magico. Per ora vento molto leggero, ma tende a rinforzare. Sempre portante. Si viaggia veramente benissimo. Sono quasi a 6 nodi. Un vento abbastanza leggero. Una barca strepitosa la mia. Sono quasi davanti a Livorno. Si vedono già tutti i barconi. È sempre un'angoscia attraversare Livorno. Guardate, là si vede la Gorgona e le secche della Meloria. Sono su 11 metri di fondale. Finalmente mi posso dedicare un po' alla lettura. Sulla mia sdraio bella comoda mi leggo Volina, facciamo Moitessier, fa un bel caldo, il pannello solare lavora alla grande, vado un po' lenta e devo fare bordi perché sennò mi fermo, perché c'ho il vento insomma all'asco, cioè no, adesso sto andando al traverso, ma se vado all'asco mi fermo perché c'è troppo poco vento, aspetto che entri la termica. Vado a 6 nodi all'asco, quindi ce ne saranno un bel po' di nodi, senz'altro più di 15 dalle Occhette. Yuppie! Non si arriva di notte all'Elba forse, vai! Dunque, sono a 25 miglia da Portoferraio. E Filippo, il mio pilota automatico, ha visto bene di smettere di andare. Ora, farsi 25 miglia a Timonà non è un problema, anche se al traverso l'asco, quindi è la palla. Però vabbè, se va fa. Ma come farò dall'Elba fino a Capraia? E poi eccetera eccetera. Punto interrogativo. È un gran bel problema. Filippo! Filippo!
10 miglia! Ginjok, vieni a darmi il cambio! Non pervenuto. Ah, male! I vari traghetti a Portoferraio è sempre un problema per me. Mi sembra sempre di essere in rotta di collisione con tutti. Cambio di programma. Non sono in rada, sono a Portoferraio, non ditemi niente, guarda, sono proprio una cretina. E tutti gli anni, tutte le stagioni, la stessa cosa, non controllo se il San Pancore va. No, non lo so, non mi entra in testa. E anche quest'anno, come tutti gli anni, non va. Non sono neanche riuscita a dar la mano perché sei tutto incriccato, incistato. Sono proprio cretina, ecco, cretina. Allora vado a Porto Azzurro, forse ho trovato l'amico di un amico di un amico, l'amico di un amico di un amico, sì esattamente, che può aiutarmi con questo Raymarine e con Salpancore. Speriamo. Ed eccomi in rotta per Porto Azzurro e ho aperto solo il Genoa perché per la landa è un po' complicato senza pilota, non tanto per rissarla ma per ammainarla. Ieri sono impazzita per ammainarla perché la barca, poi c'era anche onda. Speriamo che si risolva. Appena entrata nella rada di Porto Azzurro, vento bello teso, un pochino rafficato. Adesso entrerò in porto, contatterò Beppe e vediamo un po' se risolviamo questi due problemucci. Ucci, sento odor di problemucci. Niente, l'elettricista ha dato buca anche oggi e quindi non posso stare all'ancora e non posso partire. Salpancore è aggiustato in maniera provvisoria, ma comunque è aggiustato. Sono uscita, mi sono messa qui in rada Porto Azzurro con le paperelle che mi hanno accolto e adesso mi devo occupare del pilota e mi sa tanto che dovrò comprarlo nuovo. E quindi sono qua in rada Porto Azzurro che devo aspettare il pilota nuovo, cioè devo ancora capire bene come fare e poi lo devo comprare, me lo devono spedire, che già su un'isola ci impiega di più e quindi niente, la Sardegna si allontana sempre di più, almeno sono in rada però. E un altro giorno è passato qui in rada a Porto Azzurro. Si vede la luna che spunta dal monte? Spunta la luna dal monte, che bella. Buongiorno. Ginjok. Oh, che bello svegliarsi in rada, nonostante questa miriade di barche. Oh, la famigliola. Volete qualcosa? Un po' di cracker. Dove ce l'ho? Non gliene frega niente del crack. Quello lo voglio di più. E il pezzo grosso gli piace, i pezzi piccoli non gli frega niente. Guarda i pesciolini, guarda i pesciolini. Ciccio. Hai visto? Pesciolini.
Eccomi qua al mio terzo o quarto giorno, colazione in rada, le giornate passano lente ma tranquille, bello, mi riposo e aspetto il pilota automatico perché non ce l'hanno in casa, devono prenderlo dal rivenditore, insomma. E quindi chissà ancora quanti giorni dovrò aspettare qua. Però me la godo nel frattempo. A dire la verità, non ho ancora fatto il bagno perché ho avuto mal di testa in questi giorni. Quindi stare sotto il sole, bagnarmi i capelli. Spero che oggi finalmente il mal di testa non mi colga. È sempre accanto a me. Io ho la mia nuova sdraio, nuova insomma. Franco me l'ha regalata che ero a Genova, quindi era, cos'è, boh, marzo, non lo so. Ma è tanto comoda. Oh, le mie provviste stanno cominciando a scarseggiare. Ho finito anche le pasticche per il mal di testa, quindi devo andare in farmacia a comprarle. In più, ormai l'immondizie mi sta arrivando fin sopra i capelli. Quindi, prendo il mio, guardate, è enorme. Super, non finisce mai, super borsone a tenuta stagna, prenderò il SUP, mi dirigerò alla spiaggetta qua dietro oppure vado direttamente in porto, vediamo come me la sento e si va a terra, ragazzi. Zaino in spalla, immondizie, pagaia, SUP, comincia l'avventura. Eccoci qua, qui si toccano la Posidonia, ecco la spiaggetta, là c'è la scala, mi avvicino il più possibile, voilà. Ho messo le scarpe dentro lo zaino, non ho preso le ciabatte perché la farmacia è lontana. E cioè comunque sono lontana relativamente, comunque con le ciabatte poi mi viene male ai piedi. Adesso tiro su sto SUP, ho legato il SUP all'albero come si faceva con i cavalli una volta. Adesso mi metto le scarpe e vado su. Fatto, zaino in spalla, immondizia in spalla e si sale. Guardate, ma i pianrai alla fonda, tutta sola soletta. No, c'è Jinjok. Oddio, ma qui non c'è marciapiede. Oh, santa madonna. Pazzo pazzo. Non c'ho paura. C'è una cosa che mi fa paura, sono le auto. Andare per forza, ho deciso di correre. Arriva la macchina, ecco, mi metto qua su. Paura. Di nuovo. Cazzo, un cambio di là però.
Io sono arrivata sana e salva. Adesso devo andare a buttare l'immondizia là, poi la farmacia da questo lato, su in paese, e poi il supermercato nel mezzo. Ed eccomi qua nella meravigliosa Porto Azzurro. Ce l'ho fatta, ragazzi. Mi sento superwoman. Medicine prese. Ho tutto il sacco pieno di spesa. E adesso si torna in barca. Il SAP c'è e questa è un'ottima notizia. Il mio SAP non ha più la maniglia di tessuto, si è rotta, si è spaccata, e quindi lo devo tirare su alla bene meglio. Ok, me lo tengo in spalla, no? Peserò troppo e poi mi cappotto. Mi cappotto o mi giacco? No, mi felpo. Vabbè. Che sti ciotolini sotto i piedi non è che siano proprio fantastici. Che peso! Aiuto! Aiuto! Sono troppo pesante. Non sto pagaiando, sto facendo come i veneziani. Mi spingo. Sento la pinna sotto un po' raschiare. I miei piedi sono in mezzo alle mangrovie. Adesso forse posso cominciare a pagaiare. Ginjocchino! Ciao Ginjoc! Ciao! Sono tornata! Ti sono mancata? Un bel bottino! Tutto da magna! Volete vedere come va a finire questa faccenda? Seguitemi allora la prossima domenica! Buona onda!